Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi sono felice perché parleremo di gioielleria. No, parleremo di una saldatrice che è un gioiello. Weldinger, in versione black box. Si tratta di Weldinger linea professionale. Tutte le volte che io ho recensito le saldatrici della Weldinger sono rimasto veramente contento e soddisfatto dei risultati. Stessa cosa chi ha comprato le saldatrici. Sotto i video è pieno di commenti di persone che le hanno comprate e sono rimaste soddisfatte. Andate a guardare, andate a dare un'occhiata ai commenti e vedrete come chi ha comprato queste saldatrici effettivamente ne parli bene. Vengono vendute dal sito Riku Shop, che si è prefissato l'obiettivo di vendere solamente prodotti di buona qualità. Vengono testati, se vengono approvati vengono messi in commercio e quindi avrete la garanzia che tutto ciò che troverete in quel sito sarà davvero di buona qualità. Weldinger linea professional, che questa volta addirittura in offerta, c'è uno sconto, mi pare che sia di 70 euro adesso su questo prodotto, che essendo professionale ovviamente costa più delle saldatrici economiche alle quali siamo abituati, ma è un prodotto destinato a chi deve lavorarci. Una saldatrice da 140 ampere che adesso vedrete e vi innamorerete sicuramente. Quindi apriamo la confezione, vediamo quello che viene dato all'interno di questa valigetta e ovviamente facciamo un paio di saldature. Iniziamo. E allora, non perdo tempo a descrivervi la valigetta, vi faccio vedere che è fatta molto bene. Apriamo le due chiusure e all'interno troviamo, come sempre, il manuale di istruzioni, la saldatrice. In realtà, quando vi arriva è tutto ben sigillato, io mi sono occupato già di togliere le carte per evitare di perdere molto tempo. Allora, partiamo dai cavetti. Ovviamente di ottima qualità, sia per quanto riguarda il cavetto, anch'esso marchiato Weldinger, la pinza, come vedete, fatta benissimo, molto resistente, con una molla che dà una buona tenuta. Ovviamente tutto assemblato correttamente, fatto con buoni materiali. Identica cosa per quanto riguarda la pinza porta elettrodo. In dotazione verrà data anche una cinghia che io non monterò, ma servirà per poter mettere a tracolla la saldatrice, che adesso guarderemo per bene nella sua livrea di colore nero, antracite, grigio scurissimo. Linea professional, una saldatrice piccola che fa quello che promette, per chi ha necessità di spostarsi senza avere pesi ingombranti e ottenendo risultati eccezionali, come si fa con le saldatrici di dimensioni maggiori. Adesso togliamo la confezione, colleghiamo l'alimentazione elettrica, guarderemo ovviamente anche l'etichetta, leggeremo un pochettino di caratteristiche, guarderemo per bene il display e poi faremo un paio di saldature su alcuni pezzi di metallo. Stavo quasi dimenticando che all'interno della confezione c'è anche il martellino con l'impugnatura a molla per poter rimuovere le scorie. Allora, diamo un'occhiata per bene a questo pannello frontale. Ovviamente prima la saldatrice va accesa e va premuto questo tasto sulla parte posteriore. Il cavo di alimentazione ha una presa asciugo già collegata. Nella parte frontale abbiamo un display, un tastino che ci permette di variare delle funzioni e questo potenziometro che ci permette di aumentare l'amperaggio, più ovviamente gli ingressi per poter collegare la pinza di massa e la pinza porta elettrodo. Allora, la accendo, si avvierà ovviamente la ventola, essendo piccola l'aria verrà convogliata in uno spazio ridotto, quindi il rumore si sentirà. Come vedete, si accende il display, lampeggia e ci dà l'amperaggio minimo di 10 ampere. La regolazione dell'amperaggio abbiamo detto che va fatta ruotando questa rotella. Voglio farvi vedere anche la precisione nella regolazione. Si regola e rimane perfettamente impostato all'amperaggio che decidiamo e ci permette di avere molta precisione. Per esempio, per impostarlo a 50 ampere basta ruotarlo. Questo tastino serve a variare le funzioni. Adesso è impostato in modalità TIG, che in tedesco si dice WIG, almeno penso che la pronuncia sia questa, ma l'impostazione base all'accensione sarà quella dell'MMA, quindi saldatura ad elettrodo. Pressione successiva attiveremo la modalità VRD, che serve per poter lavorare in ambienti umidi, una funzione particolare, e quindi poi pressione successiva passeremo a TIG. Semplicissimo, solo due funzioni con un'opzione in più. Adesso la spegnerò e vedrete che la ventola continuerà a girare per qualche secondo e questo è del tutto normale. Ok, questo accade perché continua a raffreddare i componenti interni.
Allora, guardiamo l'etichetta nella parte posteriore e abbiamo un ciclo di lavoro del 100% a ben 105 ampere. Significa che possiamo lavorare ininterrottamente con un amperaggio molto alto. 105 ampere ci permette di saldare praticamente spessori elevatissimi senza alcun problema. E al 60% con 118 ampere, per poi scendere al 40% utilizzandola al massimo, quindi 140 ampere. Sono dei dati molto interessanti per una saldatrice così piccola e senza dubbio con queste caratteristiche si può utilizzare anche a livello professionale, infatti linea professional. Adesso colleghiamo i cavetti, come sapete vanno inserite nella parte frontale, va ruotato e si innesta. Allora, accendo la saldatrice, ovviamente ho già indossato la maschera protettiva auto-oscurante. Proviamo a fare alcuni piccoli cordoni, circa 40-45 ampere. Innanzitutto voglio farvi vedere la modalità anti-stick, quindi l'elettrodo, nonostante venga appoggiato sul pezzo, sarà facilmente staccabile, anche se si è innescato l'arco e quindi se si è incollato. Ecco, in questo modo è incollato, è intervenuto l'antistick e mi permette di staccare l'elettrodo senza nessuna preoccupazione, senza dover andare di fretta, perché la macchina è intervenuta e ha evitato che si incollasse. Quando si utilizza la modalità, scusate, apro il casco, quando si utilizza la modalità TIG, l'antistick viene disattivato e ci permette appunto quel tipo di saldatura che però oggi non vedremo. Come vedete, l'arco si è innescato immediatamente, siamo a 40 ampere con un elettrodo da 1,6. Va bene, questo cordoncino solo per prova va bene. Adesso lo aumento a 50 ampere, facciamo un'altra prova, dopodiché passiamo all'elettrodo più grande. Ok, questi due cordoncini 40 e 50 ampere. Passiamo direttamente agli elettrodi più grandi. E queste prove abbiamo visto che con un amperaggio basso riesce a lavorare, quindi questo è un elettrodo da 2,5 mm. Proviamo a fare una saldatura anche con questo. Impostiamo l'amperaggio a 70 ampere, anzi 65 inizialmente. Ok. Va bene. Ok, quindi terzo cordoncino realizzato senza nessun problema. Adesso io direi di provare anche un elettrodo un pochettino più difficoltoso su un pezzo molto grosso, tra l'altro neanche pulito ancora a segni di ruggine, quindi mettiamola proprio in difficoltà. Impostiamo 75 ampere. Adesso proviamo con l'elettrodo basico, questo era un elettrodo da 2,5, però elettrodo rutinico. Proviamo ora con l'elettrodo basico. Io non sono bravo con il basico, ve l'ho detto anche nelle altre recensioni, però se riesco a farlo io, figuriamoci un professionista. Purtroppo il pezzo non fa contatto per bene. Lo so, dovrei fare un corso di saldatura approfondito. Ok, sta andando. Elettrodo basico, disposto, questo è il punto della saldatura di prima. Va bene. Dai, siamo riusciti a ottenere qualcosa. E ora proviamola al massimo, con un elettrodo da 3,2. Voglio vedere come si comporta questa saldatrice a 140 ampere, è il test più estremo che posso fare, quindi la porto al massimo 140 ampere, vediamo come va. Come vedete l'arco si innesca subito, questo pezzo però che traballa,
non mi permette di fare nulla di buono. Va bene, ok, abbiamo visto che la saldatrice riesce a saldare senza nessun problema con l'elettrodo normale da 1,6 con diversi tipi di amperaggio, da 2,5, da 2,5 basico e poi questo da 3,2. Ora voglio vedere come si rimuove la scoria da questi pezzi, semplicemente con la parte posteriore di un elettrodo. Come vedete salta via subito. Vabbè, questo è il pezzo ballerino, qua si è già staccata solo con le vibrazioni, quindi allora qua invece mi sa che userò la martellina, anche se forse non è necessaria, però è troppo ballerino. Ok, anche qua si toglie subito. Va bene, pulisco per bene con la spazzola montata sull'avvitatore e poi le guardiamo da vicino. E va bene, dai, anche se non sono bravo, voglio farvi vedere ugualmente il comportamento dell'elettrodo rutilico da 2,5 utilizzando il vetrino. Faremo però solo un cordone velocissimo a seguire dopo questi di qua. Quindi vetrino davanti all'obiettivo e andiamo. Nel frattempo vediamo, ok, stavo parlando e come sempre quando uno lavora si deve concentrare senza perdersi in chiacchiere. Questo è il cordone, spero che si sia visto tutto. Aspettiamo che si raffreddi, cambiamo inquadratura completamente e guardiamo questi cordoni da vicino. E allora, quindi sul mini banchetto di lavoro abbiamo gli elettrodi che ho utilizzato, quindi quello piccolo da 1,6, quello sia rutilico che il basico e quello da 3,2. Guardiamo adesso i cordoni. Questo è il primo realizzato con l'elettrodo da 1,6 a 40 A, ovviamente ha lavorato benissimo. Poi man mano siamo saliti ottenendo dei cordoni sempre migliori. Guardate, a me piacciono davvero tanto. Quest'ultimo è quello che ho fatto con il vetrino davanti, che poi ho interrotto perché, come dico sempre, quando si lavora non si deve scherzare, ma io facendo i video mi distraggo e non mi vengono bene. Quest'altro con l'elettrodo rutilico, questo invece quello realizzato con l'elettrodo basico. Tutti questi qua sono le prove che ho fatto per poter avviare l'elettrodo basico, ancora non sono bravo e quindi ho sporcato tutto il pezzo, che come vedete ha ancora segni di ruggine anche lateralmente. In più dondolava e quindi non faceva per bene contatto con il pianetto. Questo invece è l'ultimo elettrodo, il più grande, realizzato con l'elettrodo da 3,2 a 140 A, è andata bene. E allora ragazzi, ve l'avevo detto che era un gioiello Weldinger Linea Professional, modello EV1400 Pro Black Box, una saldatrice fantastica. Anche con l'elettrodo da 3,2, come avete visto, è riuscita a saldare benissimo. E se riesce a saldare così in mano ad un hobbista, figuriamoci in mano ad un professionista. Io vi lascerò il link per poter vedere questo prodotto, ma vi lascerò il link anche delle altre saldatrici della Weldinger. E nonostante le dimensioni, questa saldatrice, essendo una Weldinger ed essendo venduta sul sito Riku Shop, e soprattutto adesso che è in offerta non dovreste farvela scappare, per me è davvero un prodotto validissimo. Non mi resta che ringraziarvi quindi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video se vi è piaciuto e l'avete ritenuto utile. Cliccate sulla campanella per attivare le notifiche e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto.